Ciao e bentornato su allstore.it, dove presentiamo solo apparecchi hi-fi vintage. Qui abbiamo davanti un Sansui, un lettore CD, un CD Alpha 707. È un lettore CD del 1986, quindi abbastanza agli albori dell'epoca CD, dell'epoca digitale. Un prodotto Sansui, quindi comunque un prodotto di qualità per l'epoca, anche perché comunque nella prima metà degli anni 80 i lettori CD erano ancora, non dico una novità, ma comunque un prodotto per coloro i quali amavano la musica e erano disposti a, come dire, sborsare le cifre richieste per certi tipi di lettori. Questo è un lettore ben costruito, pesa all'incirca 9 kg, ha un frontale in alluminio e verniciato in nero lucido, particolarmente affascinante. Come disposizione sul frontale troviamo un tasto di accensione e un tasto timer che consente l'avvio in play quando viene data alimentazione al lettore stesso, tasto di espulsione e di inserzione del vano alloggio CD, tasto di ripetizione di un brano o di tutto il disco o dal punto A o dal punto B, tasto di visualizzazione del tempo trascorso o rimanente, tasto di programmazione, di salto delle tracce, delle sottotracce, che in realtà è una funzione mai utilizzata sui supporti CD, avanzamenti di traccia, avanzamenti all'interno della traccia, tasto di stop, pausa e play, un tasto che è Music Scan, che serve per fare la scansione dei primi 10 secondi di tutti i brani contenuti in un supporto CD, quindi premendo questo tasto vengono riprodotti i primi 10 secondi di ogni brano, semplicemente. Tasto di accesso diretto ai brani con lo tasto 0 per poterci permettere di selezionare il numero dei brani superiori al 9. Programmazione, sempre i tasti di cancellazione e di impostazione, una comoda uscita cuffie con il livello di ascolto regolabile. Per quanto riguarda le caratteristiche, vi rimando al sito dove trovate l'inserzione di questo lettore con tutte le caratteristiche. E adesso diamo una sbirciatina al posteriore di questo lettore. A parte il cavo di alimentazione, troviamo l'uscita analogica su connettori RCA dorati, sbilanciata, ma anche l'uscita bilanciata, fattore che non era presente su molti CD all'epoca. Oggigiorno è più comune, ma negli anni 80 diciamo che era proprio un fattore che definiva il livello di un lettore CD. Abbiamo anche un connettore per la massa dell'apparecchio. Dimenticavo di dirvi che la meccanica montata in questo lettore è una Optima 1, mentre lo stadio di conversione è affidato al famoso per l'epoca PCM 54 HP in versione J di casa Bull Brown. Se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace, iscriviti al canale se non l'hai già fatto e ricordati di visitare anche il nostro sito www.allstore.it. Là trovi tutte le caratteristiche specifiche dei singoli apparecchi che trovi qua sul canale e puoi anche avere l'opportunità di acquistarli.
se non risultano già venduti, ovviamente. E che dire, ti ringrazio, anzi ringrazio tutti, perché comunque questo è doveroso. Ringrazio tutti coloro i quali si sono già iscritti al canale, quelli che hanno lasciato un commento, quelli che ancora mi scrivono per dei ringraziamenti o comunque perché gli è piaciuto il canale. E spero che continui così e che possa crescere ancora di più. Grazie ancora e al prossimo video. Ciao da Ivan!